Serve per far addormentare una bambina. Sonnifero. Ma fatta. Io direi di iniziare questo. Sai che mi è piaciuto? Wow. Iniziamo questo video con una parola a testa. Sì. Così introduciamo già un po' il format. Solo io. Cos'hai detto? Solo io. Sono l'unico e incommensurabile più bello di tutti. Non so se ci avete riconosciuto, ma siamo i campioni in carica di erezione a catena. Esatto. Come si chiama? Erezione a catena o l'intesa vincente? Erezione a catena. Lui ha detto erezione, non l'hai capita. Non l'hai capita. Quando c'è qui Dadda è sempre un'erezione piacevole da gestire. Piacevole e continua. E continua. Ragazzi, ragazzi, da quanto tempo? Non ci vediamo da settimane. Da luglio. Complimenti, dottore. Ma conoscete la canzone? Luglio, le palle sullo scoglio, non gliele sbatto più. Aia, aia, aia. Lucio Dalla, 68, Sanremo. Cazzo sei, Coccinella? Ragazzi, siamo tornati qui nel format alla quale abbiamo rubato a tre siciliani. Non specifichiamo chi, indovinatelo nei commenti. Non facciamo nomi. Murri e Giampitec. Murri, Surri, Burri. Ma non sono tre, infatti, sono due siciliani. Murri e Giampitec. Dolce e Gabbana. È vero. H&M. Ho appena detto indovinatelo nei commenti, hai detto i nomi. Fate finta che non vi abbia detto nulla. Salutiamo i nostri amici siciliani. Non tutti, non tutti. Però sinceramente questo format, siamo umili, ma lo porteremo molto molto meglio noi. Molto meglio, molto meglio. Secondo te adesso che sarà così o no? Non ci sto, mi sto nervosendo. Devi stare fermo. Mi sto, no, non posso. Non abbiamo ancora spiegato di che format stiamo parlando. Reazione a catena, come funziona? Le due persone ai lati, in questo caso io e il signor Watson, eccomi, leggeremo una parola che ci verrà data da un paroliere. Un paroliere online, un generatore di parole. Esatto, da un generatore di parole casuali che troviamo online. Online, diciamo che potete anche voi divertirvi a casa con i vostri cari. Mi raccomando ragazzi, noi siamo dei professionisti. Esatto, fatelo con le dovute precauzioni. In questo momento Dadda sta indossando un condom. Uno per la parte di sopra e uno per la parte di sotto. È un casino di sotto, è un casino abnorme. Un giorno, anzi a 50.000 like vi mostriamo le parti genitali di Dadda. Sì, posto. Comunque ragazzi, lo scopo del gioco è questo. Ovviamente a turno ci switcheremo. Io non ho ancora capito il gioco. Parola che vedremo solo noi due, tu non la vedrai, e noi dobbiamo dire una parola a testa e fartela indovinare nel minor tempo possibile. Tipo esce capo, facciamo un esempio. Beh. È un bel pisello. No, non si possono usare sinonimi. Esatto, non si possono usare sinonimi. Ci sono queste regole in più: non si possono usare sinonimi, non si possono usare parole che contengono la parola stessa. Esatto. Non riesco a farvi un esempio in questo momento, è troppo difficile. Però basta. E non si può bestemmiare. Non si può. Per Dazza immagino che sia molto. Chi vince? Chi indovina più parole? Gli altri due bevono uno sciottino grosso di così, sambuca e lemon. Abbiamo raggiunto il numero di like richiesti per fare la prova a non ridere con la vodka. Oh, siamo arrivati? Veramente? Quanti like hanno? 100? 100? Controlliamo in diretta, perché ovviamente siamo in diretta su Twitch in questo momento. Questa è falsissima, non è vero? 88.000 like, ne mancano 12.000. Sicuramente 12.000 di voi non le hanno ancora messo, quindi andate immediatamente a mettere like alla nostra prova a non ridere. Quindi io direi, senza perderci in chiacchiere, ok, è uscita la prima parola. Esatto. Esatto, tu chiudi i tuoi possenti occhi. Puoi chiudere gli occhi anche, non serve che ti giri dall'altra parte, o sei in grado di chiudere gli occhi. Mettiti di spalle. Iniziamo immediatamente ragazzi, lo scopo del video l'avete capito. È di arrivare a 10 minuti. Voi giratela così, fate vedere altre camere con voi che spiate. No, la metto in sovraimpressione, esistono questi strumenti al giorno d'oggi. Pronto? Vai. 3, 2, sta sempre con gli occhi chiusi? Sì. Ovviamente è il generatore di parole è casuale, perché noi non dobbiamo conoscere la parola prima, se no ci prepariamo cosa dire. Esatto. Una sola parola possiamo dire. Non puoi leggere la parola e chiudi. Cioè non vale mettere articolo, sempre non puoi dire l'uomo. L'apostrofo. Sono due parole. Esatto. Ok. Ma la frase deve essere per forza di senso compiuto o no? No. Se vedremo. Se dico tipo il uomo, va bene? Sì. Sì. Basta che mi fai capire. Leggi sta parola che mi sono rotto, di stare con gli occhi chiusi. Scusa, tu come dormi? Ma non posso, sto cercando il sole e la luce. Vai. 3. Fatto? 2. No, aspetta. 1. Generiamo. Ok. Lo indossi se fuori fa freddo. Maglione. Bravo! È questo? Sì. Lo
Potevi dire anche altre cose. Io, stato cappotto, gioco sono fortissimo. Chiodo. Chiodo, schiaccia chiodo. Perché poi lui è. Beh, lui non conosce Giubino, quindi sono mai io la prima. Oh, ma vi rendete conto che ci stiamo rendendo conto di avere questo talento incredibile? Magari andiamo in puntata. 100.000 like, andiamo in puntata. Cosa vuol dire? A farlo in TV. Cioè, diario. C'è un programma? Sì. Reazione a catena. Ah. Lui non ascolta niente di quello che viene detto prima. Non l'hai mai visto su. Oh, vai là, vai lì, ti presenti in tre e devi. Devi sconfiggere la squadra campionessa. Bello, io sto sempre in mezzo. Ok? Inizia una. È una forte serie di cose. Ma che cazzo, avevo tutt'altro in mente. Passo. No, vabbè, dilla. È una serie forte di cose. vediamo cosa tira fuori. È una serie forte di cose. Non è tutto il tempo, è passo. Ha usato il passo. Ha usato il passo, era questo. Raffica. Era difficile. È questo. Una serie forte di vento. Appunto, io stavo pensando. Vento. Io stavo pensando raffica di vento. Che cazzo. Generiamo. È un animale cetaceo che è sotto acqua. Più di così, Marco Diaz! Ha tanti pregi, tra cui il sfidatoio. Balena. Cetaceo! Ci sono tanti cetacei. Cetaceo è uno, balena. No, la balena cetaceo. Ci sono tante balene, ok? Ma è sempre balena. C'è la balena bianca. Ma vaffanculo, la balena. Cetaceo bianco. Moby Dick. Balena di Moby Dick. Eccolo, la balena ingestibile. 3, 2, 1. Generiamo. Ne soffre una persona che si lamenta e non ride mai. Stiamo ridendo su una cosa di cui non dovremmo ridere. Soffre, non è di cosa, ma di. Come si dice? Continuate, aiutate. No, basta, è così, basta. Dai, che ci sono. No, hai premuto il pulsante. Soffri di. Ansia. Sei giusto, cazzo. Ma non mi piacciono qua. Allora non è colpa nostra. Non è così difficile. Una voglia non si sente. E ce l'ho qui. Sai quando ce l'hai qui non esce? Scuda. Soffri di. Ma come cazzo c'è un lapsus che ti sei dimenticato come si dice? Ma come puoi non mi viene, soffri di. Devi passare. Non passerò mai! Devi passare, non puoi, dai, ti hai esaurito il tempo. Basta. Esaurito il tempo. Passo. Depressione. Come puoi? Facciamo che non abbiamo. Voi fate. Fammi mettermi. Zio, ma tu l'avevi. Tre parole. Ma tu l'avevi capita. L'avevi capita, solo che non ti veniva in mente. Colpa nostra, però. Cambio della guardia. Vuoi presentarti? Mi chiamo Riccardo, ho smesso di bere da 45 minuti e basta. Basta. Ok. Generiamo. È il numero di Maradona. 10. Magari la mettiamo più difficile, però io pensavo che dicesse qualcuno un po' più. Vabbè. E dovevi metterlo alla prova che lui è così tanto saccente in materia. Ma che cazzo, non devi mettermi in difficoltà, non vuol dire niente quello che stai dicendo. 1, 1, 3. Generiamo! Tutti i numeri sono scendo? Non so neanche. Non so. Non so cosa vuol dire. Non concavo. Convesso! Vedi, cazzo di dare la mano a me, dammi la merda. Ha detto che. Ha detto lei, ha detto. Facevo indovinare due parole. Vedete, non sai cosa significa convesso? No. 3, 2, 1, generiamo! Marti, schiaccia. Lo cacciano di casa. Sì, infatti, basta. Magari così mi metti un affitto a sta casa. Serve a illuminare. Luce! No. Sbagliato, un errore. No. Cos'era? Lampada. Dovevamo continuare. Dovevamo fare. Serve a esprimere dei desideri, è più semplice. Indovinata? Avrei detto lampada. Sì, ovvio. Hai un solo errore. Un solo prima errore. Del passo. Ho due passi. È un errore. Ok. Vai. Passo doble. Passo. Vai. 3, 2, 1, generiamo! Oh, ti ho detto che non devi urlare. Porca madosca che mi cacciano. Fiori. Quando muoiono. Il. Che scarsi. Abbiamo la terza media in due. I fiori quando muoiono. Il stelo. No, ci siamo persi. Appassisce. Vabbè, però in questo caso non è che non puoi azzeccare il verbo, dai, giusto. È appassire, è appassire. Dovevi dirmi infinito alla fine. No, lo stavo dicendo. Volevo dire appunto. Il verbo. Ma non serve che dici il verbo, puoi dire infinito diretto. Ah, ok. Dai, vai per due. Vai. 3, 2, 1, generiamo! Generiamo parole. È? Vai a cagare, vai! Una.
in comprensione tra due persone che suscita dei litigi che comportano delle... No, perché abbiamo usato la parola. Siete due merde, due merde, enormi merde. Era la parola, era lite. Lite. Non puoi usare il litigio. Vi volevo fermare, ma hai detto magari era rissa, che cazzo ne ma so. Ma come faccio io a farti, tipo, magari tu avresti detto litigare, come fai a sapere che è lite? Devi avere almeno... Devi dirgli... Come faccio a farti capire? Devi dirmi alla fine sostantivo. Questo è difficile. Germania. Francia. Anzi. No. Sacile. Pordenone. Valloncello. Castiglioncello. Plurale. Paesi. Bello, bravo, bravo. 3, 2, 1, generiamo delle parole di senso compiuto. Ah, questo è difficile. Qua capiamo quanto c'è intesa. Fette biscottate con marmellata. Generiamo parole, mi raccomando. Serve a tenere i soldi in contrabbando per non farsi beccare dalla polizia. dalla polizia. Però non pensare solo a quello, ma pensa a un'altra cosa. Quindi Ronaldinho, qual è il suo colpo forte? Era tuo gioco. Elastico! Cioè, se fossimo stati al programma avremmo esaurito il tempo. Esaurito il conduttore. Cioè, elastico. Mi sono venuti in mente i soldi. Legare. Io lo faccio sempre per tu. Sì, usa per fissare i capelli. L'elastico. Sì, elastico. Io pensavo a quello giallo, quello che lanci. 3, 2, 1, generiamo parole. Questa la trovi nei angoli dei ragnatele. No, cos'era? No, dovevamo finire, vabbè, così deve essere muffa. Io volevo fare la trovi a casa mia. Cambio. Ciao a tutti. Non urlate più, generiamo, che se avessi un quarto d'ora del silenzio. Non si può più generare. Ciao a tutti, mi chiamo Simone Pagello, 26 anni e sono dipendente dai piedi. Bravissimo. Forse lo sapevano già. Forse ci siamo già visti in qualche altro video. Pronto? 3, 2, 1, generiamo. Non conosco molte parole, vi avviso. Parti. Lo è chi va a ruola. A ruola? A ruola. Missione. Soldato. Cioè, ci ha sbagliato? Era militare. Come, qua non potevamo farglielo capire. Ma soldato, chi cazzo lo usa? Ma come chi usa soldato? No, si usa militare. Militare. No, a Napoli si dice baffu surdato. Arruolato. È vero, soldato innamorato. Soldato innamorato. È vero. Possiamo farla abbonare come dialetto? Io rispondo in dialetto. Gli diamo un bonus? Dai, bonus Renzi, bonus Renzi. Grazie, ragazzi. 3, 2, 1, generiamo. Proviamo. Come possiamo usarla? Quando non schiacci il pallone. Non ci credo che hai pensato sta roba. Stavo pensando tutt'altro. A pallavolo. Ma non è che tre parole ha detto lui. A pallavolo. Lo bagger. Come? Quella è la frase completa, quella è la parte iniziale. Quando lo non schiacci, avevamo detto. Fermiamo. Cosa avevi capito? Niente. Dai, quando non schiacci a pallavolo, bagger, cos'è? Schiacciata? Quando no, quando non la ricezione. Ricezione. Io stavo pensando al telefono. Ricevere. La ricezione del telefono. Ma col bagger. Perché poi era ricevere, lui diceva il verbo. Non sento la terza media la bagger io. Stiamo cambiando le regole in corso d'opera, a caso. Il gioco in realtà non è così. Vabbè, 3, 2, 1, generiamo. Oh, no. Ah, non è ancora finita. No. Serve per far addormentare una bambina. Sonnifero. Ma basta. Tre, due, uno, generiamo parole. È un animale grosso. Grosso. Che vive in... Non pensare al paese dove vive, porco Dio. Il luogo fisico, dove vive quella merda di animale. Uno. Acqua. Sporca. No, vabbè, che... continuate, ci sono quasi, ne ho due. Cattivo. Ma... Ci sono, vai, ne ho due. Dillo. Dai, continuate, ma finite. Ma... Bello. Come bello? Sono in difficoltà adesso. Nonna. Bello. Brutto. Brutto. Grosso. E basta, tutto attaccato.
coccodrillo in acque sporche. No, ma non è grosso. Porco Dio, se è lungo 5 metri. Ma scusa, è lungo, non è grosso. Cioè, tu non pensi un animale grosso. Ragazzi, avete sbagliato. Qui avete detto un animale cattivo, grosso, che vive in acque sporche. Il coccodrillo uno pensa. Hanno ucciso dei bambini. Dici fatto. Ho perso. Fatto. Hanno fatto anche dei snack. Ho capito. Con Kinder. L'ippopotamo. 3, 2. Noi pensiamo sempre dopo quello da poter dire, che è troppo facile. 3, 2, 1. Generiamo. La baci. Paducaz. Perché? È la parola. No, non è la parola. Fine così, frase. È troppo generica. Come faccio la baci? Dai, ragazzi, impegnatevi. Ma tu quante cose baci, scusami? La fidanzata. Per esempio, c'è ragione. Continuiamo. La ragazza. La usi per baciare. No, vabbè, qua, no. Tu, qua sei tu il problema. La usi per baciare. Sì. Bocca. Oh! È il contrario di vincere. Perdere. No, ho sbagliato. Ha sbagliato lui. Semplicissima questa di vittoria. È sconfitta, ma ha sbagliato lui. Sì. Vado io. È uno schiaffo, mi vedo. Qui non è come di dabbio. No, è mio. Mea culpa, mea santissima. Uctupa. Generiamo parole. Generiamo. Ci scappi dopo aver fatto un bambino. Però il fatto che l'abbiamo pensato vuol dire che ci si può arrivare. Ci scappi dopo aver fatto un bambino. Dove? America. Vabbè, adesso devi capirlo, adesso. Ci scappi dopo aver fatto un bambino. Che è una frase che si dice sempre. Vai in... Non dirmi che c'hai sulla punta della lingua. Perché guarda, guarda. Dai, con Giuda. Scappa in Argentina. Ma cazzo, mai! Ma qua, ma... Non ho mai sentito... Non ho mai sentito. Ma vai a capire. Ma chi è? In Colombia. Ma no, ma oh, ma dove è? Messico. In Messico. Si dice. Non, ma cioè, tu non hai mai sentito scappo in Messico? Ma lì usi social network tu? No. Come no? Porco Giuda. No. Come? Scappo in Argentina. Perché, ma chi scappa? Meno Battistuta scappava in Argentina. Lui scappa in Paraguay. Paraguay. È un habitat dove vivono Mowgli. Giungla. Potevi anche notare. Bella questa. Oh, ci siamo. Ciuff. Ciuff. Ma non è vagone. Questa ce la siamo giocate bene. Non dovevi dire vagone, secondo me. Perché? Perché guarda che cosa dice. Ma lo so. Nemmeno io. Locomotiva. Ciao! Cioè, non sa Messico. Locomotiva sì, porco dia. Nemmeno ho detto treno, ho detto locomotiva. Allora, questa qua se la sbagli va bene. Ci giochiamo il jolly del gesto, va bene? Ok. Durante la guerra mondiale si fece una alleanza. Bravo! Ci piace molto andare lì. Luoghi. Discoteca. No. Mannaggia, aspetta. Cos'era? Hotel. Cambio. 3, 2, 1. Quando vai in montagna ti può morsicare testa nera, triangolare, denti, serpente, boa, no, pitone, no, tutti in montagna, porco Diaz, ma che serpente. Ce n'è uno che è nero. Cobra. Cobra non è nero. Ma e no, poi il cobra, no, non è un serpente. Aspetta, ragazzi, in montagna non si trovano questi cazzi di serpenti. Le trovi nella savana. In montagna d'Italia trovi solo un serpente. Cioè, non so. Qual è il tipo di iguana? Non è un serpente, poi? Pitone, cobra nero. Cobra che? Le vipere le hai mai sentite? Lo. Dai. Puoi. Fare. Durante. Ospedale. O. Sangue. Prelievo. Esame. Cazzo. Raga, non sono mai stato in ospedale, quindi se qualcuno mi ci vuole mandare da 50.000 like, richiedetemi mano all'ospedale. Pappa al culo. Ragazzi, allora, questa prima puntata di prova è stato un leggero disastro. Sì, diciamo. La prossima volta lo facciamo mai in inglese. A 100.000 like lo facciamo in inglese. Ma se iniziamo a impararlo in napoletano. The question is that. La parola? The question is that. La questione qui qual è? Cos'è la parola? Dilla. Notification. Yes. Of course. È più semplice. No, a parte 200.000 like in tedesco, impareremo il tedesco un altro professore video. A parte gli scherzi, ragazzi, era una prova, però è stato divertente comunque. Bello. Giudicatela anche voi se è stato divertente o meno. Nel caso portiamo un altro episodio. Fatto con la Sprite, mi raccomando.
Io ringrazio Daniel, io ringrazio Howard. No, io ringrazio voi sempre per... Grazie di cuore ragazzi per averci accompagnato in questo episodio incredibile di Reazione a Catena, che in inglese si dice The Pen Reaction of Chain. Ma tutto una festa. Ragazzi, grazie a voi per aver visto fino qui e ci vediamo prestissimo con altri tanti buoni minuti. In Moscova, tra poco, a fare aperitivo. Ciao.